Essere o dover essere. Suore che ballano sulle note della canzone vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo. L'originalità e la simpatia del video lo rendono in poco tempo un piccolo grande successo su internet. Loro in realtà non sono suore vere, ma donne di Bologna che avevano in comune la conoscenza con suora Alberta, una sorella speciale che oggi non c'è più. Vicina alla gente e amante della musica, soprattutto quella gioiosa e moderna, proprio come Occidentali Scamma di Francesco Gabbani. Nulla di professionale, semplicemente un video amatoriale che rappresenta un omaggio, una dedica musicale in memoria della sorella scomparsa. Due anni fa una produzione degli Emirati Arabi Uniti realizzò un documentario per raccontare l'Italia attraverso i luoghi e le storie di persone speciali. Una di queste era proprio suora Alberta. La musica mi ha molto sensibilizzata. Io sono rimasta orfana a 12 anni. Mio padre è morto in guerra e il suo corpo è a Roma, cioè nella tomba del Milite Ignoto. E allora andai in collegio, la prima media morì anche la mamma, rimasi orfana. Ricordo che le suore, una suora mi stette al capezzale tutta la notte perché io piansi tutta la notte. Non me lo posso dimenticare, è già morta, ma mi ha dato tanto. È stata lei a farmi sorgere la vocazione, dico, che capacità d'amare che ha avuto. È stata tutta la notte vicino a me tenendomi la mia mano con la sua mano. E perché io piangevo, rimango sola nella vita. Lei dice, non rimano sola, tu vieni con noi. Andrò a vederla un dì. In cielo, patria mia. Suora Alberta Cocchi era una musicista, una delle prime musiciste che ha suonato davanti al Papa, addirittura prima della guerra, tempi della guerra. E praticamente eravamo a casa con mia madre, abbiamo visto il Festival di Sanremo, ha vinto questa canzone e tutti hanno ballato questo ballo della scimmia, i pompieri, gli infermieri, eccetera. E allora mia mamma mi ha detto, ma se c'era suora Alberta sicuramente avrebbe fatto questa danza, avrebbe ballato, avrebbe cantato. Ho detto, beh, sai che facciamo? Andiamo e lo facciamo noi. E sì, ci siamo divertiti tutti, grandi risate, continuiamo a vederlo e a ridere, a ridere, a ridere. Ma abbiamo trovato la sarta che ci facesse i costumi con una foto di suora Alberta per farlo originale. Poi abbiamo chiamato mia sorella, e la nostra parrucchiera, una nostra amica, e così l'abbiamo fatta. Ah, le mosse del ballo ce la faceva che ci girava il video, era mia figlia Immacolata. 1, 2, 3, gamba. 1, 2, 3, basta. Beh, per me che ho una certa età forse un po' più difficile.